60 anni. In questa occasione ho deciso di preparare la crème tarte a forma di numero. Andiamo subito a realizzare come prima cosa la sagoma dei nostri numerini. Disegna su due foglie A4 i numeri o le lettere che hai scelto, dopodiché ritaglialli. In alternativa puoi cercarli su internet e stamparli. Adesso andiamo a preparare la pasta frolla che ci servirà per la base della crème tarte. Per quanto riguarda la cottura, ti consiglio A di mettere il numero in teglia direttamente sul foglio dove è stato creato, B cuocilo uno per volta a 180 gradi in modalità statica nel ripiano più basso del forno per circa 10 minuti. Questa cosa è fondamentale per evitare che la pasta frolla si cuoci troppo in superficie rischiando di bruciarsi. I numeri si devono leggermente dorare. Per evitare pasticci ti suggerisco di piantonarti letteralmente davanti al forno, così da monitorare la cottura. C. Una volta cotti, riponeli su un piano e falli raffreddare completamente prima di utilizzarli. D. Molto probabilmente ti avanzerà della pasta frolla. Non ti preoccupare, la potrai utilizzare per fare una crostata o per realizzare dei biscotti. Sul mio canale puoi trovare tante idee. Io l'ho usata per fare dei biscottini ripieni di marmellata d'arancia. Dividi la crema ottenuta in parti uguali in due ciotole ed in una aggiungi 150 g di cioccolato fondente fuso. Dopodiché monta 500 ml di panna per dolci ben fredda di frigorifero e dividila sempre nelle due ciotole. A questo punto incorpora delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Per motivi pratici e logistici ho deciso di assemblare la crème tarte un'ora prima di servirla perché semplicemente il dolce non entrava nel frigorifero. Quindi ti suggerisco di fare come ho fatto io, cioè preparati basi e creme la mattina e componi il tutto all'ultimo. Ma vediamo come fare. Ho messo un po' di crema sul vassoio per fissare i numeri, dopodiché ho decorato la superficie di quest'ultimi con ciuffetti di crema al cioccolato. Poi ho adagiato il biscotto adiacente senza schiacciare e sono andata di crema bianca. Infine ho decorato con rosti di pasta di zucchero, marshmallow e confettini colorati. Come collaboratrice però sono brava. Sì, eccezionale. Ah, cosa è giusto? Magari adesso si è fatto. Che meraviglia. Non è uno splendore?
Sono veramente fiera di aver realizzato questo dolce per il 60° compleanno del mio papi. Ed ora passiamo ai festeggiamenti. Chi? Oddio, il coltello! Ah, no, il coltello è stato buttato. Fa miseria, vai, vai! Dai, dai! Ah!